Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua arrivati in questo nuovo video, siamo arrivati con la carriera allenatore insieme al nostro, ICRAF. Siamo nel Manchester City, come ho visto in un altro video, andiamo a cliccare al calendario, abbiamo fatto praticamente tutta la Champions League, abbiamo fatto tutto settembre, ottobre, novembre, dicembre, ovviamente simulando il campionato e le coppe tranne la Champions, e siamo ritrovati adesso a fine dicembre e andremo a giocare la partita contro il Chelsea, contro il West Ham, contro il Tottenham, contro il Manchester. Poi simuliamo può essere contro Stoke, Chelsea nuovamente, Watford, Stoke e faremo le ultime due, Stoke in campionato e Southampton. Quindi 6 partite per poi fermarci nuovamente e giocarci solo la Champions. Quindi non è una cosa molto molto easy, però l'andremo a fare comunque. Ho sbagliato le magliette totalmente perché non si può giocare con delle magliette così, così invece sì, è la prima. Andiamo a giocarla perché il campionato è importante. Prima partita di oggi bisogna recuperare molti punti di campionato. Se non mi ricordo in che posizione fossimo esattamente, ma comunque c'è tanto da recuperare. E vi chiedo già di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Facebook, Instagram, lo trovate questo in descrizione, lo sapete come sempre. Non è nulla di obbligatorio, ma mi fa molto, molto, molto piacere vedere il vostro supporto, visto che comunque c'è sempre in maniera costante ed è meglio che continui, così almeno facciamo vedere a chi siamo su YouTube. Tanto per dire. Ecco, ho sbagliato il passaggio, stavano per segnare, meno male che c'è un portierino che ogni tanto para. Ci proviamo subito. Nell'ultimo video ho fatto solamente un assist, 0 gol, almeno oggi almeno un gollettino, cazzo, lo devo fare per forza, perché c'è. Ce le abbiamo le qualità, ce le abbiamo, queste qualità facciamole vedere. Ma perché? Perché Agüero quando gli fa il cross in aria si sposta? E questo qui perché mi fa i passaggi a cazzo di cane? Bella azione! Bella azione! Cazzo, Icraf torna al gol! Minchia, oh, ci volevo io! Ok, vinta! L'abbiamo è finita, sì, hanno fischiato il triplice fischio. Grazie! Grazie a me! Questa squadra riesce ancora a vincere, riesco ancora a cambiare un po' gli equilibri, finalmente. Ho trovato una squadra decente, tutte valutazioni dell'allenatore negative, però intanto sono io che ho segnato, sono io che gli ho fatto vincere la partita, quindi shh, stai zitto poco a poco, dai. Ok, ecco la squadra che dovremmo sfidare, no, direttamente nel prossimo episodio per iniziare la Champions, nell'ottavi di finale contro lo Spartak, squadra sulla carta apparentemente easy, a dire la verità, però mai dire mai, bisogna vedere anche nella realtà guarda l'Ajax che ha fatto il culo al Real Madrid, tanto per farvi capire. Allora, in classifica come siamo messi a potersi? Abbiamo una partita in meno e 6 punti in meno, quindi not bad. Vediamo 2 secondi, West Ham sta 16esimo, quindi non è neanche messo tanto bene, allora dobbiamo andare a vincere. E allora dobbiamo andare assolutamente a vincere. Nevica, siamo in casa, siamo all'Etihad Stadium e allora dobbiamo vincere per forza. E Icraf fa già vedere i giochetti che non sa fare. Abbiamo già perso la palla, smettiamola. Oh, ho preso il gol dal pallone che ho perso io, non sto scherzando. Cioè, che sfiga, cazzo. Il Porto veramente sfiga. A 2-0, 2-0, per dirla tutta ho perso il pallone io in attacco, però il problema è che dall'attacco sono riuscito a segnare, quindi mi sa che non è partita, ho già tipo una valutazione di 5, mi sa che non è partita. E ci ho provato di testa, e ci ho provato di testa, ma la partita è veramente brutta, ma veramente brutta. Che culo. Che culo, bravissimo Ederson. Ha fatto una paratona assurda e ci ha salvato che il 3-0 lì. Mi sa che bisogna abbandonare la partita 3-0. Niente, niente, niente. Chiedo anche la sostituzione a fine primo tempo perché la verità 3-0 questa non è più da combattere. Vediamo se almeno di assist riesco a segnare, ma nemmeno così, nemmeno così, nemmeno così, 3-1, ma poco cambia, poco cambia. No, che cazzo fa Icraf?
Minchia, è tirato dall'altra parte. Dovevi tirare in porta, non indietro. Minchia, partita veramente da dimenticare. Ma in tutti i sensi ci siamo fatti distruggere dal West Ham. Mamma mia. Invece il Tottenham dove sta? Undicesimo. Poi alla fine non abbiamo neanche perso punti perché l'Everton ha perso, quindi non ci siamo allontanati così, non si sono allontanati così tanto. Terza partita, sbaglio, fisso le magliette, ma veramente, sono Kimmich. Sti gran cazzi, là, no, dai, facciamo così così. No, cioè, ad azzeccare una maglietta io ogni tanto. Ok, andiamo così. Terza partita, sempre all'Etihad Stadium, senza neve, Manchester City Tottenham, bella partita questa. Bravo, coglione, penso che abbia fischiato il rigore, sei un deficiente. È girato di spalle, ma tu li vai ad entrare in scivolata. Ma sei un genio. Sei un grandissimo genio. È ovvio che segnerà. Minca, di pallonetto. Di pallonetto. 2-0. Che gol ha fatto? Sbagliato il passaggio nuovamente. Io l'unico problema che non capisco di FIFA è il perché mettano talmente tanti panchinari in campo in tutte le partite importanti. Cioè io adesso ho sempre quel cazzo di attaccante di colore 70 al posto di Sané e di Sterling. Non capisco il motivo. E poi c'è un difensore centrale 69, ha giocato anche contro il Chelsea. Cioè sta giocando tutto, gioca tutto titolare. Non c'è nessuno infortunato, però lascia gente fortissima in panchina. Io non capisco perché faccia giocare così tanta gente scarsa. La verità. Fanculo, mi sono fatto cambiare. Mi sa che forse ho sbagliato squadra anche quest'anno. Sembra brutto dirlo, ma mi sa che ho sbagliato squadra anche quest'anno. Sì. Oh, questo è il derby. Questo è il derby. O si gioca a cazzo duro, o neanche entriamo in campo, eh. Fai vedere che ha messo. Oh, ha messo tutti i titolari finalmente. Che cazzo, al derby devo aspettare di vedere gente che sa giocare in campo. Beh, ripeto, questo è il derby, eh. È il derby. Non facciamo cazzate. Madonna De Gea, che cazzo mi ha tolto De Gea? All'incrocio me l'ha tolto, figlio di puttana. Uppala. Mamma mia, come si infiamma i graf nel derby. Però Agüero, peccato. Peccato, ci siamo. Stiamo ingranando il secondo tempo, ma stiamo comunque ingranando. Bella questa azione, come me ne sono andato. Dai Sané, buttala in mezzo bene. Ma da qui a buttarla bene Sané, diventiamo vecchi. Stop. Girati, girati, che c'è il Pogba che sta rompendo il chiè. Dammela. Ma è tiro di merda. Ancora De Gea sul tiro di KDB dovrebbe essere. Eh sì, doveva essere proprio lui. Angolo, Pogba intanto si è rotto per il Manchester. Talastima. Peccato che non siamo arrivati. Angolo, io sono per terra. Aio, Agüero, uscire Pagu Pagu. Torna indietro. Te che cazzo fai che ti incasini così da solo? Sì, vabbè, un'altra super parata. Un'altra super parata. Li stiamo ammazzando. A questi qua li stiamo ammazzando. Datemi un pallone decente. Me lo vuoi dare? Cazzo, dammelo prima. Non quando c'ho l'uomo addosso. Sì, no, no, sì, cazzo, 800 difensori a prendere sto pallone. Agüero porta libera. 1-0, abbiamo vinto il derby all'89esimo, non penso loro riescano a recuperarlo, eh. E che cazzo, si sono incartati. Ma fai vedere l'azione? Che non me ne frega niente a me di Agüero che esulta. Cioè, guarda, si sono incartati, me la sono fatta passare e ci riuscì il difensore a prenderla. E Agüero comunque lo stava sbagliando. Dai, cazzo, che è finita. Ekraf, spazzala. Che è finita. Abbiamo vinto il derby in casa loro all'Old Trafford. Tutti zitti, Manchester is blue. Ragazzi, ma secondo voi io dovrei andare a giocare
mi ha messo con tutti i panchinari tranne me, Eriksen e Danilo contro il Cambridge, ma secondo voi andrò a giocare? Ma anche no, dai. Cioè, gli romperemo il culo in teoria. Lasciami non giocare, grazie. Comunque hanno pareggiato 1-1, Non è che abbiano fatto chissà quanto, quindi. Però lo Stoke invece hanno vinto 3-0, vabbè, coppa, cioè tutte partite di coppa che a me non interessano. Questa è di campionato, ma non mi interessa comunque perché l'ho giocata prima e l'abbiamo anche vinta. Però sono comunque curioso di vedere quanto hanno fatto. 1-1, che è comunque un punto prezioso. In teoria sono nuovamente titolare. E stavolta ha messo me tra i più forti, ovviamente. Partey, Eriksen, Sterling, Ederson, Danilo, Manolas. Per giocare una partita di FA Cup, cioè, io dai, no, non c'ho il coraggio di giocare una partita contro il Cambridge, cioè, va contro il mio essere. Comunque abbiamo vinto 5-0, ottimo, e adesso è spuntato il Watford, e io andrò a giocare contro il Watford, sì. Vediamo dove sta il Watford, ci sempre, sono sempre titolarissimo. Nonostante abbiamo vinto contro il Manchester, comunque vabbè, siamo sia a 3. Sempre 6 punti poi dall'Everton. Il Watford sta decimo. Si può fare un po' di più, si può fare un po' di meno. L'importante è che andiamo a vincere. Siamo fuori casa. Stavolta forse è meglio non sbagliare le magliette. Quindi chiaroscuro, ci siamo. Mangala alla porta, dai. Dai, ha un po' di titolari. Ci siamo quasi tutti titolari, sì. Siamo. Ci siamo, ero al telefono, ma ci siamo. Quinta partita di oggi, Watford, Manchester City. Se giocassimo minimamente con quasi la stessa mentalità del derby, questi li ammazziamo. Bellissimo! Bellissimo! Te lo sei allungato troppo, puttana ladder, te la sei allungata troppo quella palla. Bella parata del portierino. Non so chi sia. Ma è un bel portierino. Sì, vabbè. Si sono bruciati tre difensori per segnare. 1-0 per il Watford. Ma un cross, ogni tanto qualcuno lo sa prendere di testa. Cioè, tutti in testa li vado a mettere, nessuno salta. Sì, poi il portiere ovviamente riesce a togliermi anche il pallonetto da lì. Madonna, cazzo, dai che ci riusciamo. Dai che se continuiamo a giocare così, qualcosina, mamma mia, sane. E niente, e niente. Sul rimpallo qualcuno che tipo lo bloccasse è brutto. Cioè, è brutto che qualcuno andasse a bloccarlo? No, dai. Niente, pure il palo. Oh, battiamo i più forti e ci facciamo battere dei più scarsi. Ci sta come ragionamento, d'altronde. Deviato, anche questo, c'hanno un muro, ci hanno messo il pullman davanti alla porta, giustamente per non farci più segnare, visto che stavamo segnando talmente tanto che ci hanno voluto mettere il pullman. Palo, ennesimo palo del Watford. Addirittura 3-0, speriamo faccia chiedere il cambio. Non fa chiedere il cambio. Perché questa squadra alterna prestazioni meravigliose, tipo quella del derby, con prestazioni penose contro squadrette del genere? Cioè, sono l'unico che sta giocando bene, c'è un 7 di valutazione, e tutti gli altri non azzeccano un passaggino. Non posso mica giocare da solo. Non sto facendo il pressing io. Manco così riusciamo a segnare, certo, ma fino a quando metti sto bidone in campo. Finita, meno male, ma meno male. Oh, ultima partita di oggi, in teoria non dovrei neanche andare a vedere la classifica, perché è decimo lo Stoke. Perché abbiamo visto che quelli che stanno in basso ci fanno il culo, è l'ultima. Giocata in casa, poi dal prossimo video andremo a farci solo la Champions League. E io per i cavoli miei giocherò le partite che ci sono in mezzo, giustamente. C'è Sterling punta oggi, 1,10 m a fare la punta, perché Ambrose, quel bastardo di nero, senza, vabbè, per termini calcistici in quel senso, si è rotto per 2 mesi fortunatamente, quindi giocherà Raheem Sterling, che almeno lui sa toccare il pallone. Ultima partita di oggi, Manchester City, Stoke City, tutti col City. E io la devo smettere di fare i cazzo di giochetti appena tocco il pallone, perché poi questi qui attaccano e rischiamo di prendere subito il gol.
Oppala, come ce ne siamo andati in scioltezza dal calcio d'angolo? Prima che ne ho quattro adesso. Tutti viola. Tutti viola. Com'è? Bello. Bello. Guarda Raheem Sterling. Easy. 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 Ma come cazzo puoi a darla all'indietro quando sei davanti al portiere? Ma veramente hai fatto ciò? Bella azioncina, ma ogni volta che devo tirare io c'è sempre qualcuno che mi vada a toccare il pallone all'ultimo secondo. Tirano gli altri, li lasciano sempre liberi, c'hanno sempre la cazzo di prateria. Olè, bella questa azione, passaggino per Mahrez che la butta in mezzo. E Sané, ovviamente, non sbaglia di testa. Ma rimane comunque il lecchino di merda che va a salutare Guardiola. Qualcuno che lo prende ogni tanto di testa, sto cazzo di pallone. Guardate, non marca mai nessuno. Cioè, questi qui tirano da centrocampo, da non li marca mai nessuno. Bella questa. Madonna, non è mai tirato così strano di sinistro. Va bene, dai, ci sta. Stortigedo. Bello, stiamo vincendo. Mamma mia, che cazzo di recupero che ho fatto? E cos'è che si gioca? Cazzo, stiamo vincendo, le mancano 5 minuti e tutti in attacco. Ma com'è possibile, oh? Cazzo, devo andare io a salvare il culo alla squadra. Ok, l'abbiamo vinta. Abbiamo vinto, abbiamo rischiato gli ultimi 10 minuti, soprattutto perché non c'era più nessuno in difesa. Mi sono dovuto andare io a fare il difensore centrale. Ma va bene. Allora, andando a vedere 2 secondi le partite che abbiamo fatto oggi. Adesso, ah sì, ok, allora abbiamo battuto il Chelsea una partita. Poi abbiamo perso contro West Ham, perso contro il Tottenham, vinto contro il Manchester, quindi 2-2. Poi perso contro il Watford, quindi 3-2, poi 3-3, nel senso che abbiamo battuto lo Stoke. Quindi ci siamo ritrovati con 3 e 3. Io vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram in descrizione. Per il momento, se nessuno va a giocare, dovremmo rimanere secondi in classifica. Valendo, siamo ritornati ai quarti. Comunque, a pari punti anche del Liverpool, che è il terzo, e a 2 punti dal Chelsea, che è secondo. Quindi, vi aggetto di lasciare un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo con i Krafal Manchester City, facendoci tutta la Champions, o perlomeno provando a vincere la Champions direttamente fra 2 settimane. E invece, ci vedremo venerdì con la carriera allenatore insieme al nostro mitico Cambridge. Ci vediamo venerdì, bella.